Gianluca Martini e la sua creazione meravigliosa che ci permetterà di avere un unico sci per fare tutto. La Mulay Skis della Norvegia, ci sono prodotti a mano in Italia, noi siamo gli sci da freeride più leggeri del mercato. 1850 grammi, 1,91 m per 125 di larghezza, e abbiamo lavorato su un concetto di semplicità di uso dello sci, perché abbiamo progettato gli sci non come fanno tante aziende top level usando dei pro rider che fanno le prove e sviluppano gli sci, quindi sono molto molto performanti muscolarmente, ma abbiamo deciso di fare gli sci molto facili per gli sciatori di tutti i giorni, perché vogliamo fare uno sci, voluto fare uno sci che fosse facile da sciare anche per gente non tanto. Abbiamo pensato a questo attacco innovativo da Telemark per far sì che le persone potessero sciare con un attacco molto molto leggero che fosse molto performante anche in salita. Il nostro attacco combina lo scarpone NTN con gli inserti, con i pin, gli inserti tecnici con le molle tradizionali, quindi il feeling dello scarpone e dello sci è lo stesso che con gli scarponi tradizionali da terra, però in più è molto molto leggero e consente delle performance molto molto elevate anche in discesa, tant'è che anche oggi Giulian Giacomelli, il nostro atleta, ha gareggiato nella gara con il nostro attacco. Vediamo qui adesso il nostro l'attacco in versione Purtele, solo da Telemark, e Telerando. Telerando cosa significa? Purtele significa che lo usi solamente a Telemark, invece Telerando significa che con questo sistema passi da Telemark a Alpino. Come fai? Tu sciando a Telemark ti stanchi di sciare a Telemark, vuoi passare in Alpino, cosa fai? Apri la talloniera, giri questa, blocchi in alpino e scendi in alpino senza nessun problema con gli attacchi e con l'attacchino. Quindi il concetto è di una semplicità incredibile. E senti un po', lo scarpone, dobbiamo parlare dello scarpone, sì, abbiamo visto scarpone, sci, abbiamo visto attacco. Esatto. Lo scarpone bisogna usare un NTN, nota dolente, bisogna usare l'NTN, cioè quello nuovo senza la papera davanti, con gli inserti tecnici. Con gli inserti tecnici perché ci permette di calzare i pin davanti. Chi lo sta producendo adesso questo scarpone? Crispy Scarpa e penso anche Garmont adesso. Anche che è diventato Scott, quindi. Esatto. Però sia Crispy che Scarpo lo fanno normalmente, e il vantaggio di questa roba qui è che con questo tipo di attacco puoi scegliere di sciare o in Telemark o in altro, a seconda delle, e avere un solo set di attrezzatura, un solo paio di sci, un solo paio di attacchi, un solo paio di scarpe. Troppo, sì. Troppo poco.